L'astronauta Samantha Cristoforetti, nella Stazione Spaziale Internazionale, certo, ha indossato i sensori che hanno misurato il flusso del sangue, certo, verso il cuore ed eseguito gli esercizi muscolari e la respirazione previsti dal protocollo scientifico. Successivamente Samantha Cristoforetti ha eseguito un'ecografia vascolare. Prendere per il culo la gente è diventata la nuova disciplina olimpica? Professore Paolo Zamboni. No, perché in questo paese di ignoranti vinceremmo sicuramente l'oro. Ne prenderemo più che nella scherma, cazzo. Dai, fra, prendi la birretta e stai sereno. Oh, che quando fai questi discorsi mi metti su di tutta la birra, non ci sudi. Cosa è successo? Niente, colpa di questo. Gentaglia. Vabbè, ma perché ti guardi il telegiornale quando c'è la partita? Scusa, Ma tu hai presente la Cristoforetti? Samantha Cristoforetti, hai presente? Samantha? Certo, incisa nel cervello, bro. Mi ha fatto foto nuove, video. Poi cerchiamo su YouTube. L'astronauta! Che poi, astronauta. Si sa che non ha mai messo piede in un'accademia aeronautica. Nessuno dei suoi colleghi l'ha vista frequentare il corso Borea 5. Coincidenze? E poi, ti ricordi il collegamento con Napolitano? Reagiva subito, neanche un secondo di ritardo, una che stava nello spazio. Dai, pure dalla D'Urso nelle trasmissioni, la D'Urso, i ritardi. La D'Urso la guardo sempre. Gragno, la D'Urso. L'ho pagata. Vabbè, la D'Urso la pagherei anch'io. La Cristoforetti! È un'attrice. E appunto, cosa sto dicendo? È un'attrice. Vabbè, guarda che anche se fanno cose zozze non significa che non abbiano studiato, cioè gente che si è fatta il mazzo, non sarei mica razzista nei confronti di queste persone. E poi ti lascio pensare, una rifletti. Gesù Cristo si faceva accompagnare da... È un esempio preso dall'alto quello, Ma quest'anno comunque? 0-0. Sti pezzenti. Guardali, delle figliettine, non mi passano la palla, Dai, fai che passano la palla, vai! Down.